Settimanale della Serie A Beretta Femminile. La Serie A Beretta Femminile, che è il match clou di questo ottavo turno, presenta qui al Palamasotti il match tra la prima attualmente in classifica, il Brixen, e la seconda, che è la Mechanic System Oderzo. Il Brixen chiaramente ha una partita in più, la Mechanic System ha rispettato il suo turno di riposo nel sabato scorso. Facciamo dunque la presentazione del match e poi andremo subito con lo sguardo anche alla formazione. Ottavo turno, dicevamo, infrasettimanale per la Serie A Beretta femminile. 5 le partite in programma per questa tornata. Non si gioca il derby Guerriere Malo e Alibest Mestrino, rinviata a causa la positività al Covid riscontrata tra le vicentine. Chiaramente, come abbiamo già detto nelle prime battute, il big match di questa ottava giornata è quello che si gioca qui al Palamasotti tra Mechanic System Oderzo e Brixen su Tirol, partita a porte chiuse, dunque prima e seconda. Andiamo subito velocemente con le formazioni, perché poi diamo subito la lista alla presentazione delle squadre in campo. Andiamo subito a presentare il Brixen. Con il numero 11 abbiamo Nadia Apfaltaerer, con la 25 Giada Babbo, con la 44 Lena Di Carlantonio, col 9 Stephanie Dunwalder, col numero 6 Caroline Dunwalder, numero 28 Sofia Ghilardi, col 12 Sara Hilber, col 15 Sara Morberger, con il 18 Barbara Notdorfler, col 21 Melanie Pertaler, col 23 Carlotta Poci, col 16 Monica Prunster e col 77 Vicky Vicoler, capitana Sara Hilber, vice capitana Giada Babbo, in panchina il coach Hubert Nessing. Andiamo subito a vedere quella che è praticamente la formazione che schiera coach Cavallaro. Coach Cavallaro, questa dunque la sua formazione, col numero 5 Arianna Brunetti, con l'11 Eleonora Colloredo, col numero 13 Eleonora Costa, col numero 9 Giorgia Di Pietro, col 14 Noemi Di Palma, col numero 20 Arasai Duran, col 44 Elena Felet, 4 Anna Gerlinda, numero 12 Barbara Menechin, che è anche la capitana, col numero 7 la norvegese Tina Oyesvold, col 33 Alessandra Paraschiv, numero 17 Martina Pizzuto, con il 15 Beatrice Pugliara, col 34 Francesca Traini e con il 36 rientra per il suo primo match di questa stagione Sabina Vitobello. Come abbiamo già detto, in panchina abbiamo coach Alessandro Cavallaro. Questa dunque la presentazione delle due formazioni che tra circa 8 minuti scenderanno in campo qui al Pala Masotti. Ricordo che nello stesso tempo si giocherà, nello stesso istante, anche un altro match, quello tra Santarelli Cingoli e Cassa Rurale Pontina. Per quanto riguarda questo match, come abbiamo già detto, la Mechanic System arriva da un turno di riposo, mentre settimana scorsa il Brixen ha approfittato di andare in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Mechanic System grazie a una vittoria facile sulla squadra bresciana del Leno. Per la formazione di Bressanone si tratta del primo impegno ad alto livello, mentre l'Oderzo sin qui è andata a vincere, ricordo, con il Salerno. Abbiamo avuto modo durante la settimana anche di riproporre gli highlights appunto di Oderzo Salerno. Come abbiamo detto, in campo le migliori marcatrici del campionato, Arasai Duran con 58 reti e Giada Babbo con 53. Seguiremo dunque anche il match tra loro due.
Lasciamo un attimo lo spazio e tra poco verranno lette le formazioni, per cui abbiamo qua a fianco la presentazione, per cui ci fermiamo un attimo, lasciamo spazio alla lettura delle formazioni nuovamente e torniamo qui in diretta. Perfetto, abbiamo assistito alla presentazione delle squadre. Noi nella presentazione che abbiamo fatto in precedenza ci siamo dimenticati di ricordare la coppia arbitrale che dirigerà questo incontro, Brandi Simone e Fabio Ambrosetti. In più voglio anche presentare chi ci coadiuverà nella
telecronaca, nel supporto tecnico. Abbiamo qui con noi Carlotta Puderi, buona serata a te e tra poco finalmente ti rivedremo in campo. Sì, spero di sì, dai, ho fatto una bella riabilitazione, adesso ho ricominciato a fare allenamento più o meno completo e sono molto positiva, spero che adesso a breve di poter rientrare ad aiutare le mie compagne. Perfetto, abbiamo sentito dunque la voce di Carlotta Puderi che sentiremo e la chiederemo il suo supporto soprattutto per commentare i passaggi tecnici di questo match. Tutto è pronto, gli arbitri tra poco chiameranno le formazioni a schierarsi in campo. Sulla nostra destra è già pronto il Brixen, mentre alla nostra sinistra inizierà appunto la Mechanic System Oderzo. Abbiamo già fatto dunque le presentazioni, gli arbitri stanno prendendo posizione e dunque tra poco arriverà il fischio d'inizio di questo che sembra il match clou della giornata tra la prima e la seconda appunto in classifica. Abbiamo appunto il Bressanone, ricordo che guida la classifica con 13 punti, a seguire la Mechanic System con 12, ma con una partita in meno. Subito alle spalle del Mechanic System abbiamo il Mestrino con 9 punti, anche lei ha disputato 7 partite. Fischio d'inizio, si parte, palla in possesso della Mechanic System con Pugliara Oyeswold, Di Pietro, Duran e La Costa sulla fascia sinistra e con naturalmente la Coloredo come pivot. Prima azione di disturbo della Pugliara che cerca di posizionarsi, secondo il primo tiro, la prima conclusione ad opera della Di Pietro, un sottomano che non inganna Monica Prunster che è pronta a ribattere. Giada Babbo cerca di scappare sulla fascia sinistra, bloccata. Durnwalder gioca centrale, eccola qui Durnwalder. Durvalda, Ghilardi, ancora tra loro, il numero 6, Durvalda, il tiro ribattuto dal muro. Per il momento resiste la difesa della Mechanic System. Palla sempre in possesso del Brixen, giro palla che viene entra la Durnwalder, c'è questa apertura nella difesa della Mechanic System e la Durnwalder ne approfitta per infilare la prima rete del match quando è passato 1 minuto e 30 di gioco, 1-0 per il Brixen. Carlotta, abbiamo avuto una defiance di difesa, si è aperto un attimo e la Durnwalder si è infilata alla prima occasione. Sì, bisogna stare attenti perché Durnwalder è un centrale molto intelligente, sa giocare e in generale Bressanone comunque sa essere sempre molto, molto positivo anche in attacco, soprattutto in velocità. Quindi bisogna cercare di essere concentrati in difesa, compatti e di non lasciargli fare tanto gioco, di pressarlo il più possibile. Benissimo, abbiamo visto che Duran ha provato di andare al tiro, il suo tiro è stato murato e deviato, ancora possesso palla Mechanic System, sbaglia Di Pietro al passaggio, Giada Babbo resiste alla pressione dell'Oyeswold, Costa gli si para davanti, 2 minuti subito e con il rigore a favore del Bressanone. Questa dunque la primo inizio in salita per quanto riguarda la Mechanic System, che dovrà dunque affrontare i prossimi 2 minuti inferiorità numerica. Abbiamo Ghilardi contro Meneghin, primo rigore, il pallone fa un gioco tra i pali e si infila dunque 2-0 Bressanone sul Mechanic System. Di Pietro, Oyeswold, Duran, Pugliara, Oyeswold resiste, attenzione,
pallone ancora catturato dal Bressanone con Giada Pappo, veloce alla ripartenza e trafigge il Brixen con questa parziale di 3-0. Dopo 3 minuti il Bressanone sta conducendo in quel del Palamasotti, come vediamo nel replay riproposto dal nostro regista Ion, che ci ripropone quest'ultima fase in cui c'è stata la terza marcatura d'opera del Bressanone. Resiste di questo lato la Coloredo, che si è spostata da pivot alla sinistra. Rimessa in gioco di Pietro Oyeswold, il pallone gli sfugge in mano, Duran su di lei, fanno buona guardia le ragazze del Bressanone che gli chiudono lo specchio, prova ancora la Duran dalla distanza, il muro devia in fallo laterale, si riparte dunque sempre possesso Mechanic System, inferiorità numerica. Oyeswold di Pietro resiste, su di lei il fallo e dunque la Mechanic System beneficerà di questo rigore 7 metri a cui si sta prestando alla trasformazione a Rasai Duran. Carlotta, abbiamo difficoltà soprattutto in fase realizzativa, un buono il muro finora quello che stanno creando le giocatrici del Bressanone. Sì, dobbiamo cercare di organizzare l'attacco perché soprattutto con Bressanone ogni palla persa è difficile poi andarle a fermare in seconda fase in contropiede, hanno una velocità spaventosa sia sulla linea dei terzini che su quella delle ali e realizzano quasi al 100% ogni volta che partono in velocità, quindi bisogna stare attenti, bisogna cercare di organizzare bene l'attacco, di lanciarci, di aiutarci e di essere intelligenti. Ghilardi aveva cercato la conclusione ribattuta da Meneghin e invece nel pallone recuperato da parte del Bressanone c'è stata la rete che è stata realizzata dal numero 12 Hilber sulla fascia destra. Sempre più tre del Brixen sulla Mechanic System. Pugliara si infila in maniera molto intelligente questo taglio della Pugliara per cercare di resistere, ma chiaramente la molle delle giocatrici del Bressanone l'hanno bloccata. Il tiro della Di Pietro completamente alto sulla traversa della porta difesa della Prunster svanisce così questa occasione in fase offensiva della Mechanic System, che sta soccombendo dopo 6 minuti di gioco. Il Brixen sta conducendo 4-1 con questo iniziale di 3-0 che praticamente hanno in qualche maniera bloccato. Gli arbitri intervengono, c'è stata una fase abbastanza così confusa tra due giocatrici che hanno subito fallo, parte il Bressanone ma ha cercato già da Babbo dalla fascia sinistra concludere in porta, ma il pallone è finito lungo lato. Oyeswold, Duran resiste al arriva Pugliara al momento del tiro e subisce l'ingresso di Giada Babbo che la atterra, dunque nuovo rigore a favore della Mechanic System e il Bressanone deve anche il Bressanone fare meno di una giocatrice importante come Giada Babbo e dunque inferiorità numerica per la squadra altoatesina per i prossimi 2 minuti a trasformare questi 7 metri. Ancora una volta Arasai Duran, il suo tiro parato dalla Prostenger, riprende Duran e questa volta deposita. Molto brava la Prunster a ribattere la conclusione della Duran, ma altrettanto brava la giocatrice cubana a recuperare il pallone, farlo lo suo e depositarlo in rete per accorciare le distanze. 2-4 conduce sempre Brixen, che è in inferiorità numerica. Dunwalder scarica, c'è un errore di scarico da parte del Bressanone, veloce ripartenza della Oyeswold,
sulla Caroline Durwalter, commette fallo e dunque si riparte. Di Pietro svolta il giro palla con Costa che è rientrata, Duran si gira e subisce una spinta. Odelzo sta andando avanti a forza di rigori. Sì, devo dire che stiamo cercando di ingranare. Adesso comunque rispetto all'inizio partita si è visto già un miglioramento. Dobbiamo stare attenti perché Bressanone ha delle personalità importanti, ma ce l'abbiamo anche noi e dobbiamo sfruttarle, dobbiamo sfruttare il nostro gioco. Sappiamo giocare in velocità, sappiamo difendere e sono sicura che le mie compagne abbiano voglia di vincere. Sicuramente sono un po' tese perché la partita è sentita, è importante per il campionato e sicuramente riusciranno a reagire nei prossimi minuti. Bressanone gioca con l'extra player, con la numero 6 Durwalder, che riesce a infilare Cristina Durwalder, a infilare Barbara Meneghin con l'aiuto del palo. Dunque, nonostante l'inferiorità numerica, hanno scelto la tattica dell'extra player e con questa maniera sono riusciti a mantenere le distanze. Sempre più tre con la Mechanic System, che ha sprecato appunto i 7 metri, questo terzo rigore a favore, con Duran che ha commesso l'errore e Prunster molto brava a parare. Duran resiste, subisce fallo. Pugliara, Di Pietro, Oyeswold, Duran cerca di resistere, su di lei fa buona guardia Stephanie Durwalder, ancora con Duran che si sposta centrale, salta, spostata al momento del tiro. Cartellino giallo nei confronti della Ghilardi. Colloredo pronta alla rimessa in gioco, vediamo se Mechanic System riesce in qualche maniera a finalizzare l'azione. Il tiro della Duran alla fine, ribattuta dal muro del Bressanone, ci mette lo zampino la Prunster che allunga il pallone, dunque rimane possesso altoatesino questo pallone, dunque si riparte con fase offensiva con i biancoverdi in giro palla. Durwalder, Ghilardi al momento del tiro viene bloccata nel braccio da parte della Duran e ancora una volta pesano questi due minuti nei confronti di Arasai Duran. Un momento piuttosto delicato, inferiorità numerica in svantaggio di tre reti quando sono passati quasi 11 minuti di gioco. Ghilardi chiama in causa Giada Babbo. Ghilardi, il passaggio alto, sempre possesso palla Bressanone. Ghilardi, Babbo stava per Beatrice Pugliara, stava per agguantare il pallone e ancora una volta fortunatamente Merighin ci mette una pezza, respinge il pallone che finisce però in possesso della Mechanic System con Eleonora Costa. Dunque abbiamo visto anche il replay di questa ultima fase offensiva del Bressanone sventata, dunque c'è possibilità al Mechanic System di giocare questo pallone però in inferiorità numerica. Di Pietro, Costa, qualcuno deve andare al tiro, Oyeswold il suo tiro indovinato, quasi telefonato, e la Prunster chiude il pertugio dove era diretto, veloce le partenze della Ghilardi, perde palla sempre Bressanone ma sempre l'est la Ghilardi a recuperare il pallone con la Durwalder che da centrale smista sulla fascia sinistra. Giada Babbo, vediamo se va il tiro. Ma dai,
Il rimpallo favorisce le giocatrici del Bressanone, ancora una volta buono l'operato della Meneghin che respinge coi piedi. Momento concitato, ma in questo momento è stato determinante l'apporto di Barbara Meneghin. Sì, sì, Barbara sempre quando abbiamo bisogno, grazie a Dio, fa vedere il suo valore e già in diverse partite ci ha aiutato tantissimo nei momenti di difficoltà. È una partita fisica e sapevamo che lo sarebbe stata, già i 2 minuti sono tanti per essere l'inizio del match, dobbiamo cercare di essere più effettivi in attacco perché in difesa non stiamo comunque difendendo male, eravamo anche in inferiorità numerica e abbiamo fatto una bella difesa, il tutto accompagnato da una bellissima parata di Barbara. Perfetto, siamo dunque in parità numerica, rientrata Arasai Duran, Di Pietro, il suo lancio per Oye svolta che resiste, va al tiro, però al momento della elevazione viene spinta e dunque si ripartirà con un 9 metri da parte della Mechanic System. Colloredo, pronta la Di Pietro a ricevere, eccola qui con la Oyeswold, Di Pietro, Duran per inserire, mentre si avvicina la Duran, pronta da quella parte, non si passa, Beatrice Pugliara cerca l'elevazione per battere la Prunster, non passa da quella parte, attenzione, gli arbitri fanno ripetere la rimessa in gioco. Sfortunata questa rimessa, veloce da Giada Babbo da sola, un tiro quasi telefonato, molto brava ancora una volta, determinante. Cosa ha fatto la Pugliara? Nonostante la spinta è riuscita a depositare il pallone tra Prunster e il palo, veramente brava. Sì, è riuscita a tirare fuori un bel coniglio dal cilindro. E anche la parata di Babi ha veramente... Queste sono veramente le azioni importanti perché veramente riesci a salvare una situazione difficile e a dare un bel impeto alla squadra che capisce che è il momento di spingere e di tirarsi su. Mechanic System riduce lo svantaggio, due sole reti con punteggio 5 Brixen, 3 Mechanic System. Aptaler, Ghilardi, Aptaler centrale, cosa è riuscita a fare la Caroline Dulwalder, è riuscita a recuperare un pallone che sembrava perso perché erano riuscite a toccarle le ragazze della Mechanic System. Ecco, nel replay vediamo appunto come è riuscita Caroline Dulwalder a arpionare il pallone e battere così con un tiro ravvicinato Barbara Meneghin. Siamo esattamente a metà del primo tempo e il punteggio arride per il momento alla squadra ospite, quella del Bressanone, conduce per 6-3. Andiamo con un piccolo break pubblicitario mentre vediamo un rigore trasformato dal Bressanone e torniamo tra qualche istante. Terminato il time out chiesto da coach Cavallaro e dunque si riprende, appunto siamo giunti a metà del primo tempo e dunque la Mechanic System sta soffrendo questo inizio del Bressanone che si è portato con questo iniziale 3-0 e appunto questo margine di 3 reti si sta mantenendo tuttora quando siamo a metà del primo tempo. Mechanic System, possesso palla, Colloredo riesce a prendere palla, arriva ancora una volta Beatrice Pugliara che veramente riesce a posizione quasi impossibile visto
la Prustar come gli ha chiuso lo specchio a infilare il pallone, non so da dove l'ha fatto passare, ma c'è stata una leggera deviazione, comunque si è infilata in rete. Molto brava ancora una volta Beatrice Pugliara da quella posizione, veramente qui praticamente il Bressanone butta via un'occasione grande come una casa con questo tiro della Ghilardi che si stampa sulla traversa e finisce alto. Ci è andata bene? Sì, questa azione ci è davvero andata bene. Giada Babbo non fa molti complimenti a Beatrice Pugliara, nonostante la mole esile, ma si fa rispettare. Ancora una volta si cerca di sfruttare Beatrice Pugliara da questa zona e si vede che ci sa fare Beatrice da quella fascia lì con la diretta, praticamente Giada Babbo da sola, il suo contropiede, fulminio e castiga la Mechanic System, il tiro di Giorgia Di Pietro. Ancora una volta il secondo palo che Di Pietro coglie nel suo tiro, veloce ripartenza, ma come abbiamo visto il tiro è finito conteso tra Giada Babbo e Beatrice Pugliara. Gli arbitri hanno optato per possesso palla Bressanone, che mantiene questo più 3, 4-7 il risultato. Abtaler, Ghilardi, il suo tiro completamente fuori, ci è andata bene così, riparte velocemente Di Pietro che sbaglia completamente il lancio su Eleonora Costa, che aveva preso questa fascia sinistra su cui stava galoppando per cercare di prendere il pallone, ma il tiro è stato troppo profondo. In questo momento c'è un nuovo break, un nuovo time out chiesto dal coach del Bressanone quando sono passati appena 2 minuti e 40 da quello precedente. Dunque siamo entrati in una fase abbastanza confusa, entrambe le formazioni hanno cercato di finalizzare in fase offensiva, ma in entrambi i casi, sia da parte della Mechanic System che da parte chiaramente del Bressanone, praticamente le conclusioni si sono perse e dunque appunto il coach del Bressanone cerca soprattutto una maggiore concentrazione da parte delle sue ragazze, soprattutto in fase finalizzativa. Sì, al Bressanone piace essere effettivi, non sprecano mai troppi palloni, non sbagliano mai tanto, e siamo stati sfortunati un po' anche noi con due azioni di Giorgia, che a mio avviso è stata veramente un po' sfortunata, perché ha preso due pali su due tiri che comunque erano buoni, che erano piazzati bene, e anche l'ultima conclusione, il lancio è stato lungo, ma avevamo la possibilità di recuperare un po' di reti, se non altro. Un po' di sfortuna, un po' di confusione senza dubbio, ma la partita comunque si tiene sempre bilanciata con loro tre gol sopra. 17:45, questo è il cronometro che ci indica che siamo nel corso del primo tempo, con il Bressanone che sta conducendo appunto più 3. Colloredo lesta nell'indovinare il pallone, resiste alla carica da sola, fa tutto da sola con l'appoggio, dunque è importante questo apporto della Colloredo, che è riuscita a interrompere il dialogo ravvicinato del Bressanone, dunque riduce a 2 solo lunghezze, 5-7. Importante questo messaggio anche che crea insicurezza nel giro palla del Bressanone. Sì, Eleonora è un giocatore estremamente talentuoso, è giovanissima, sicuramente prima era poco conosciuta, ma come è entrata nella nostra squadra è stata veramente determinante, sia in attacco che in difesa, una grinta e una voglia di giocare veramente che fanno la differenza in campo, secondo me. Come abbiamo visto, Giada Babbo, nonostante la sua altezza, riesce a superare il muro della Mechanic System e depositare l'ottava rete, 8-5, mantiene le distanze il Bressanone, mentre il cronometro segna il 19° minuto di gioco. La Costa, il suo tiro di sorpresa con il rimbalzo, viene bloccata dal palo. Giada Babbo resiste,
alla carica, il pallone era indirizzato al Caroline Durwalder, però ha subito una carica, si riparte dunque con possesso sempre bressanone. Siamo, attenzione, questa girella già da Babbo sta praticamente facendo suo il match. Oyeswold si cercava di, invece di andare al tiro, ha cercato l'appoggio sulla Coloredo, però questa indecisione è costata l'infrazione di passi e dunque il Bressanone in questo momento sta conducendo un più 4, 5-9, siamo a 10 minuti dal termine. Gilardi prova ad andare al tiro da sola, subisce fallo e due minuti nei confronti di Giorgia Di Pietro. Al momento del tiro gli arbitri indicano che c'è stata una spinta, per cui si ripartirà con 9 metri, però con l'inferiorità numerica da parte della Mechanic System, che giocherà i prossimi due minuti appunto senza Eleonora Costa. Vediamo se la difesa della Mechanic System riuscirà a resistere a questa fase offensiva del Bressanone. Già da Babbo spostata a centrale, Babbo resiste, viene pescata Sara Hilber e da lì non perdona, atteso che Barbara Meneghin facesse il primo passo e poi la infilata di sinistra. Dunque siamo con il Brixen che ha doppiato nel punteggio appunto la Mechanic System. Pugliara, Oyeswold, Duran che si è spostata a coprire la figura di pivot. Anna Gerlenda, Oyeswold, Di Pietro, Duran al momento del tiro subisce fallo. Di Pietro sempre che mantiene il possesso palla, Oyeswold il suo tiro mancino ha accarezzato il palo e si è spento sul fondo, dunque quando mancano 8 minuti al termine del primo tempo sempre il Bressanone che sta conducendo in una maniera abbastanza autoritaria. Ancora una volta la Hilber cerca di trafiggere, ma questa volta Barbara Meneghin fa buona guardia, si oppone col corpo e dunque è sventata questa occasione per la Mechanic System, per il Brixen. Siamo tornati in parità numerica con il rientro anche di Eleonora Costa, Di Pietro centrale, Oyeswold, Duran, come tocca palla la Duran. E gli arbitri non perdonano questa entrata da parte di Sofia Ghilardi. La spinta sulla Giorgia Di Pietro è andata a sbattere la testa pesantemente a terra. Ah no. Latina Oyeswold. Il tempo si è fermato ai 22:52. Dobbiamo attendere un attimo che ci sia questo intervento in campo e attenzione per questo fallo. Costa
due minuti anche a Caroline Durwalder, che praticamente ha spinto in maniera troppo decisa Tina Hoyerswold. Mi sembra che finora non si sono risparmiati nelle attenzioni le ragazze tra Brixen e la Mechanic System. Un atteggiamento, abbiamo visto anche la Giada Babbo nei confronti di Beatrice Pugliana, molto, molto maschia l'attenzione e la marcatura. Beh sì, Bressanone vanta comunque una difesa molto aggressiva da sempre e comunque giocare contro di loro fa veramente sentire la fisicità e anche noi siamo fisiche, però non ci sono tante squadre che difendono con quel livello di fisicità. E questa volta il sottomano di Giorgia Di Pietro funziona, dunque passata, bucata la difesa del Bressanone che gioca in questo momento la carta dell'extra player, gioca dunque Prunster in panchina con il giocatore in più in campo, Giada Babbo, Eleonora Costa molto in marcatura sul portatore di palla, Durwalder si sposta al centrale, Ghilardi, Abtaler fa buona guardia su di lei sia la Gerlinda che la Coloredo. Ghilardi, Giada Babbo prova ad alzarsi e cercare, sbaglia tutto, prende possesso palla Eleonora Costa e non delude le attese per un punteggio che rientra nelle possibilità, 7-10, più 3 dunque recuperate, due reti di svantaggio nei confronti del Bressanone, squadra ospite, dunque un match che si gioca molto deciso e con giocate ancora una volta il Bressanone commette questo errore in fase offensiva, Beatrice Pugliera resiste alla Babbo. Bello il lancio, è stato indovinato, purtroppo ha fatto buona guardia alla Babbo che praticamente ha chiuso lo specchio e dunque il campo alla Pugliara. Sì, bellissimo il lancio, millimetrico e bellissima anche la difesa, abbiamo fatto una buona difesa che adesso è una delle cose più importanti. Eleonora Costa fa tutto da sola, salta l'uomo, ma certamente quando ha di fronte Monica Prunster gli ha precluso il tiro chiudendo le gambe e praticamente il pallone è stato dunque ribattuto, possesso palla Bressanone quando siamo a 4 minuti e mezzo dal termine della prima frazione di gioco. Durwalder prova ad andare da sola, cerca un fallo e cerca anche l'approvazione da parte dell'arbitro che non è della stessa linea e dà rimesso in gioco a favore della Mechanic System. Di Pietro, Duran, Gerlinda, possesso palla Mechanic System, devono assolutamente perfezionare questa azione offensiva. Duran centrale, Di Pietro, ancora la Coloredo che esce, attenzione a il lancio è stato completamente e questa volta Gerlinda si fa perdonare con recupero palla, c'è stato un errore da una parte all'altra e dunque buon per la Mechanic System che è rientrata in possesso del pallone. A questo punto ancora questa possibilità per accorciare le distanze, sono più tre sempre il Bressanone. L'ispirazione Arasai Duran ha cercato di pescare Beatrice Pugliara, però il lancio è andato un po' troppo alto e Beatrice purtroppo l'idea di Ara era buona e Beatrice comunque i suoi gol lì li ha fatti, quindi è stato proprio un peccato che abbia perso la palla. La
la Hilbert da quella posizione veramente quest'oggi fa vedere i sorci verdi e ancora una volta riesce a trafiggere Barbara Meneghin. Più volte il Bressanone cerca lo scarico appunto sulla fascia destra, dove la Hilbert in questo caso è riuscita ancora una volta a battere Barbara Meneghin. Più 4 Di Pietro, resiste, cerca la Colloredo. Al momento di cogliere il pallone subisce fallo. Duran, vediamo se riesce a... Di Pietro subisce fallo. Duran. Molto attenta. Attenzione. Rischiamo il passivo, eccolo qui. Duran deve andare assolutamente al tiro. Si spegne questa occasione e da quest'altra parte abbiamo il Bressanone che con la sua Caroline Durwalter riesce a girarsi e a depositare la rete. Finalmente abbiamo Duran che, libera da marcatura, riesce a ridurre, mantenere le distanze. Brixen 12, Mechanic System 8. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Giro palla Ghilardi, va al tiro e indovina l'angolo in basso della porta per il più 5. Torna alla massima lunghezza, massimo distacco. Ancora una volta Di Pietro sbaglia e lascia possibilità alla Babbo di infilare nuovamente Barbara Meneghin, incolpevole in questa nuova azione offensiva. C'è un po' di confusione, c'è necessità appunto di rientrare nello spogliatoio. La Durwalter proprio nell'ultimo istante, l'ultimo secondo, subisce fallo al momento del tiro. Gli arbitri si consultano, vediamo. 2 minuti nei confronti di Anna Gerlenga e Giada Babbo si appresta a trasformare. Questi 7 metri quando manca un secondo al termine, qui termina praticamente il primo tempo. Vediamo se Barbara Meneghin riesce a sventare la conclusione. Babbo contro Meneghin. E si chiude così, 15-8 il risultato di questo primo tempo tra Brixen e Mechanic System. Carlotta Poderi, cosa possiamo raccontare di questo match? In forte difficoltà la Mechanic System, soprattutto tanti errori nel cercare i passaggi, quelli fondamentali per il pivot, e pallone. Tanti palloni persi e abbiamo subito tanti contropiedi da parte del Brixen, che proprio quel contropiede è la sua arma migliore. Sì, stiamo un pochino soffrendo il loro gioco, perdiamo troppi palloni in attacco, sicuramente sotto fallo, ma dobbiamo cercare di essere più effettivi, di essere più lucidi. Non possiamo perdere così tanti palloni perché il Brixen è il loro punto di forza, il contropiede, la seconda fase, veramente hanno un livello di velocità che è difficile da gestire tutta una partita, soprattutto noi facciamo fatica su questo a gestirlo. Di conseguenza dobbiamo cercare di essere più lucidi in attacco in modo da perdere meno palloni possibili ed avere anche poi modo di rientrare con più facilità sulle loro seconde fasi o eventualmente su
su una rimessa veloci. Diciamo che ha avuto il suo peso anche i due minuti. Gli arbitri fin qui hanno fatto parecchio ricorso appunto dei due minuti di sospensione sia nei confronti del Bressanone, però il Bressanone abbiamo visto come abbia adottato la tattica dell'extra player, mentre noi abbiamo giocato appunto con il giocatore in meno, e diciamo che per il momento è una tattica quella adottata dal Bressanone che porta i suoi frutti. Abbiamo visto come sono riusciti a gestire al meglio, ma soprattutto anche il duello a distanza tra Giada Babbo e Arasai Duran come le migliori marcatrici per ora di questo torneo arride soprattutto alla giocatrice in forza, alla squadra Alto Atesina. Sì, come ho detto prima, la partita è fisica, è già ricca di due minuti, già ricca di rigori, e sicuramente non credo che il secondo tempo sarà diverso. I falli vengono tenuti lunghi, è una partita difficile, sicuramente stressante a livello emotivo, a livello fisico, ma dobbiamo cercare di prendere in forza le personalità più esperienza che abbiamo nella squadra, come Ara, perché anche loro si appoggiano tantissimo alle loro ai loro punti di forza, come Monica, come Giada, fanno tantissimo affidamento su di loro, e anche noi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio i nostri. A mio parere stiamo facendo un buon lavoro in difesa, Eleonora 5-1 sta comunque lavorando bene, si sta sacrificando tanto per la squadra, perché sicuramente non è, diciamo, non è il suo posto preferito dove difendere, però sta veramente lavorando tanto, di conseguenza dobbiamo continuare a rimanere. Diciamo che è stato determinante il lavoro che ha organizzato il Bressanone proprio per questa difesa molto alta, come raccoglie la palla Arasai Duran non gli permette chiaramente di avvicinarsi, e dunque in questa maniera qui ci toglie, diciamo, una delle bocche di fuoco principali. Certo, andarci a stressare e a difendere pesantemente su Ara sicuramente a noi mette molto in difficoltà, perché è ovvio che facciamo tantissimo affidamento alla sua fisicità, al suo talento, alla sua esperienza, però abbiamo tantissimi altri giocatori, siamo pericolosi in ogni parte, non possiamo fare affidamento solo su di lei, dobbiamo cercare di reagire con le altre caratteristiche che abbiamo, che secondo me ogni giocatore della nostra squadra può essere competitivo a questi livelli di pallamano, quindi dobbiamo sfruttare di più le caratteristiche, i punti di forza di ognuno, non solamente quelli di Ara. Perfetto, io ringrazio fin qui Carlotta Poderi per il suo apporto che ci ha così illustrato nel corso del primo tempo. Facciamo un piccolo break di 10 minuti e torniamo tra poco con la seconda parte di Mechanic System Oderzo Brixen Bressanone, con il primo tempo che si è chiuso 15-8 a favore del Bressanone. Linea alla regia.
croce quella che hanno dato gli arbitri di questo match, Simone Brandi e Fabio Ambrosetti. Si ritorna a giocare con il Bressanone, che si è aggiudicata la prima frazione di gioco per 15-8, e dopo pochi secondi la Apthaler realizza questa rete che porta a doppiare il risultato 16-8. Si è aperta proprio la difesa della Mechanic System, dunque vediamo Duran con Di Pietro che prova dalla distanza, chiusura della Prunster, dunque vanifica così questa risposta della Mechanic System nei confronti della prima rete della ripresa, con il Bressanone ora che conduce 16-8. Dunque vediamo dunque come riuscirà a gestire il possibile recupero e soprattutto come coach Cavallaro è riuscito a Giadababbo cerca di infilarsi, ma molto brava la Duran a bloccargli il braccio, fa tutto la Hilber. E al momento dell'assalto si imbatte nella gamba della Giorgia Di Pietro, e qui abbiamo proprio un inizio di targa bressinese dopo la rete che abbiamo visto in precedenza. Ora Giadababbo sui 7 metri e in fila Barbara Meneghin. Dunque un parziale di 2-0 iniziale in questo prime battute del match, 1 minuto e 48, con il Bressanone che aumenta il suo vantaggio. Sta conducendo 17-8, sono 9 le reti. Cavallaro gioca la carta di Vitobello. Duran, il suo tiro centrale, e il pallone rimane proprio nell'area difesa dalla Prunster. Apthaler, Durwalder, Ghilardi, Durwalder ancora, Apthaler, Hilber. Babbo si infila, molto brava la Babbo, questo gioco di gambe ha praticamente mandato fuori tempo le nostre ragazze in inferiorità numerica, è riuscita a infilarsi. Giada ha tantissime possibilità, un bellissimo cambio di direzione, un bellissimo polso, un bellissimo tiro, e li sta facendo vedere tutti. Possesso palla Mechanic System, sono 10 le lunghezze di distanza di... Il pallone di difficile controllo per Beatrice Pugliara si perde sul fondo, dunque rimessa in gioco da parte del Bressanone. Attenzione con possesso palla Bressanone, Ghilardi, Babbo. Anche qui prova l'esperienza di prima di saltare la Duran, questa volta non le riesce. Sempre possesso palla Bressanone, Durwalder molto alta con la Vitobello che sta pressando molto alto la portatrice di palla. Durwalder, Hilber su di lei, si marca molto bene Caroline Durwalder, però questa volta Barbara Meneghin riesce a sventare questo tiro. Costa cerca di alla fine il rimpallo favorisce ancora il Bressanone. Hilber, Apthaler, il coach del Bressanone Nesling chiama Kalman, mentre dall'altra parte Cavallaro
cerca di spronare le proprie ragazze. Ghilardi, Babbo, Hilbert, Abtaler, riesce tutto bene al Bressanone e qui conclude. Sono riuscite a costruire un gioco veramente filante e non hanno sbagliato nulla. Cioè io penso che veramente perché il Bressanone realizzi che il Bressanone sappia giocare, lo sapevamo già. Dobbiamo cercare di essere più concentrate. Alessandro ha ragione, non possiamo perdere tutti questi palloni, non possiamo perdere tutti questi palloni in maniera. E soprattutto non possiamo permettere questo gioco filtrante che ci passa. Se ci vedono in difficoltà ne approfittano. Ecco qui finalmente il gioco della Duran, dunque riuscita a spostare la Prunster e a insaccare, si riduce dunque a 10 solo lunghezze, sono tante, 9 a 19 ancora. La Mechanic System non è andata ancora a doppia cifra e siamo già a 5 minuti della ripresa. Durwalder, Caroline, Durwalder, Abtaler, fondamento sulla Eleonora Costa, possesso palla, Duran suona la carica, Costa centrale, Duran salta. La Vitobello spara centrale sulla Prunster, il tiro ribattuto fortunatamente torna in possesso alla Mechanic System. Duran, Costa, Di Pietro sul terzino destro. Duran resiste alla carica di Abfaltarer. Costa, la Brunetti, Di Pietro, ha provato il tiro e questa volta beffa la Prunster nel rimbalzo, dunque meno 9 le reti, parziale di 2 reti, già da Babbo da quest'altra parte, molto brava gli arbitri, non convalidano la rete della Hilbert. Ha messo il piede all'interno dell'area, dunque giustamente per prendere la palla, credo sì. Bene, abbiamo fatto anche qua buona guardia di Babi, comunque buono anche il rientro difensivo. Dobbiamo cercare solo di essere più organizzati in attacco, perché in difesa se subiamo meno la velocità di Bressanone, se subiamo meno la velocità di Bressanone possiamo fare sicuramente meglio anche in difesa. Con Eleonora Costa centrale sembra che abbia più movimento Arasai Duran per cercare di andare, come ha fatto in precedenza, andare al tiro, e dunque è importante soprattutto il gioco della Duran. Il tiro di Costa si spegne sui piedi della Prunster che ribatte, dunque sventata anche questa occasione. Rientra in campo Tina Oyeswald, dunque ha recuperato dopo il brutto colpo alla testa ricevuto nel corso del primo tempo. Vediamo se riuscirà a dare il suo apporto in questa seconda frazione di gioco. Già da Babbo centrale cerca di giocare la palla su Abtaler, ma su di loro fa buona guardia la difesa della Mechanic System. Caroline, Durwalder, già da Babbo, Stefani, Abtaler, già da Babbo, il suo tiro mascherato tra due giocatrici, praticamente inganna Barbara Beneghin. Duran riesce a pescare Arianna Brunetti sulla fascia destra, la palla fortunatamente rimane in possesso alla Meccanica. Di Pietro cerca la Colloredo, ma su di loro fanno buona guardia, prova poi questo sottomano troppo centrale, dunque veloce ripartenza con la Hilbert che ha gioco facile. Ci stiamo facendo male da sole in questo momento con Di Pietro che cerca di spingere, soprattutto in questo momento c'è bisogno di avere calma e soprattutto costruire il gioco.
Sì, adesso dobbiamo organizzare l'attacco perché stiamo giocando troppo, troppo individuale, troppo sotto pressione. Bressanone così non ci permette di fare quello che vogliamo, ovviamente sanno difendere. Hanno un portiere in porta in cui nome penso che faccia già la sua fama. Dobbiamo cercare di approcciare in un altro modo la partita. Come vediamo anche sul replay, nel tiro di Tania Hoyerswold, la Prunster ha letto per tempo che conclusione stava per arrivarle e dunque si è spostata a chiudere appunto lo spazio. Veloce scarico, la Hilber fortunatamente, e anche Caroline Durwalder cerca di far passare il tempo, però poi commettiamo questi errori nel gestire la palla e purtroppo ancora una volta stiamo facendo il gioco del Bressanone, che torna in possesso palla e mantiene questo massimo distacco nel punteggio. Siamo a circa 11 minuti della ripresa e sono 11 le reti che separano il Bressanone al Mechanic System. Giada Babbo al momento del tiro incappa nella gamba della Brunetti, su cui cadono i 2 minuti di sospensione, per cui prossimi 2 minuti con 11 reti sotto, giocatore in meno e con il Bressanone che va ai 7 metri trasformati dalla Ghilardi. Sono ora 12 le reti di vantaggio con cui il Bressanone sta conducendo questo match in casa della Mechanic System. Mechanic System un po' frastornata, abbiamo visto soprattutto all'inizio della ripresa c'è stata una fase in cui le fasi offensive venivano interrotte da queste palle perse e dunque con veloci contropiedi da parte del Bressanone. Rimessa in gioco Colloredo, Duran, Di Pietro, Duran, Tina Hoyerswold sulla Brunetti, su cui viene commesso fallo da parte della Babbo. Hoyerswold ancora, Duran deve trovare lo slancio per andare a rete, fanno buona guardia le giocatrici e finalmente riesce con la sua elevazione a portarsi sopra il muro del Bressanone per ridurre lo svantaggio. Sempre 11 reti, dunque mantiene il doppiaggio da parte del Bressanone nei confronti della Mechanic System. 11 reti finora del Mechanic System, 22 del Bressanone. Segnato veramente poco finora da parte dell'attacco della Mechanic System. E qui ancora una volta abbiamo la numero 28 Sofia Ghilardi che riesce a infilare ancora Barbara Meneghin. Fase confusa, discussione tra Stephanie Durwalder e l'arbitro di campo, che fa accomodare con i 2 minuti di sospensione Stephanie fuori dal campo. Sì, non ho capito bene che cosa sia successo, penso che l'arbitro stesse incitando la giocatrice ad uscire perché perdeva sangue e non so se lei si sia rifiutata o non si sia resa conto, non ho capito bene il perché dei 2 minuti e che cosa sia successo esattamente. Sì, quello che ci premeva un attimo sottolineare, non si tratta di un fallo di gioco, ma bensì forse non si erano capiti per il fatto che praticamente la numero 9 del Bressanone avesse una perdita di sangue dal naso e dunque l'arbitro l'ha invitata a farsi medicare a bordo campo. Fase di Di Pietro
cerca l'angolino in alto, ma le mani del muro del Bressanone accompagnano l'uscita del pallone, dunque ancora possesso palla Mechanic System, che rimane in fase offensiva. Duran tra Hilbert e Abtaler, cerca la conclusione. Duran niente, rimangono 12 le reti di vantaggio, dunque il Bressanone gestisce il possesso palla con tanta tranquillità, massima concentrazione ancora da parte delle ragazze di Nesling, che in questo momento chiede il time out. Si fa difficile la situazione adesso per le ragazze dell'Oderzo, nonostante Cavallaro abbia più volte richiesto la concentrazione, sono stati commessi parecchi errori, soprattutto per gestire il pallone in fase offensiva, e lì praticamente la differenza si è vista, soprattutto per la qualità di gioco che il Bressanone ha dato mostra quest'oggi. Sì, non so se ci siamo innervosite o proprio non è partita, ma abbiamo perso veramente troppi palloni ancora prima della fase di costruzione, in maniera sciocca e superficiale, non te lo puoi permettere contro una squadra del genere. E avremmo dovuto cercare di ritrovare un attimo la concentrazione. C'è ancora tempo, le partite si giocano 60 minuti, quindi spero che le mie compagne facciano tesoro di quello che insomma è stata la partita fino adesso, e adesso è il momento di reagire, che non rimane più tanto tempo e bisogna cercare di dare una svolta diversa a questa partita, perché così non riusciamo ad esprimerci, non ci siamo espresse nel modo giusto. Siamo giunti più o meno a metà del secondo tempo con il 14° di gioco e con il risultato, un risultato impietoso, in cui abbiamo il Brixen che sta conducendo tra le mura del Palamasotti in casa del Mechanic System per 23-11. Giada Babbo trae su di lei l'attenzione della difesa per poi scaricare sulla Hilbert sulla fascia destra, che fortunatamente è il tiro talmente forte della Duran a cui la Prunster riesce a opporsi, ma non in maniera definitiva, e il rimbalzo praticamente fa finire il pallone oltre la riga della linea, per cui 12-23. Anche dopo un buon inizio che con buona realizzazione da parte della Beatrice Pugliara, ora ancora una volta la Duran si dimostra la migliore realizzatrice, e ancora una volta abbiamo Barbara Menighin che fa gli straordinari tra i suoi pali e sventa questa conclusione ravvicinata. Inferiorità numerica Hilbert, la Duran le strappa il pallone tra le mani. Babbo, Hilbert, Thaler, Durwalder, Latina esce, la blocca. Attenzione al passivo, devono andare a concludere. Ghilardi. Diciamo che questa volta la Mechanic System è riuscita a difendere molto bene e dunque a sventare questa possibilità. Duran Di Pietro scarica sulla Pugliara, il tiro ancora una volta, la Prusten fa buona guardia e ribatte. Sono situazioni che danno la massima carica e la massima naturalmente determinazione a parte delle giocatrici altoatesine, che di fronte a situazioni del genere, soprattutto risposte da parte della propria Prunster, chiaramente non fanno altro che rafforzare. Abtaler ha cercato il tiro, ma
Di Pietro, pallone sporco ancora una volta, questo errore, e ci pensa ancora Barbara Beneghin a uscire tra i pali in maniera pericolosa. Non è fallo. E qui ci stanno i 7 metri. Completamente spostata al momento del tiro a Rasei Duran, Di Pietro si incarica del tiro. Non ci va bene neanche sotto il fronte dei rigori quest'oggi. Vabbè, Monica sta facendo il suo, si fa sentire tantissimo e sta facendo veramente una bellissima partita. Quando purtroppo non riesce a essere efficace in questi frangenti, purtroppo è difficile recuperare la partita in queste situazioni. Sì, sono tiri che... Poi da quest'altra parte è Barbara Beneghin. Sì. Fa il suo, perché è un tiro molto insidioso. Sì, Barbara è un capitano in tutto e per tutto, dentro, fuori dal campo, la sua presenza è essenziale. La Hilber si macchia di una spinta al momento del tiro della Duran e su lei praticamente scattano questi due minuti che a questo punto sono abbastanza anche ininfluenti. Sì, era da un po' che comunque il fallo su Ara era prolungato e Ara è fisica, però comunque la spinta da di fianco, la trattenuta della maglia danno fastidio a un giocatore al momento del tiro e questi due minuti doveva arrivare e per fortuna è arrivato e ci stava tutto. Marcatura molto alta di Eleonora Costa sulla portatrice di palla, sulla Stephanie Durvalder. Giada Babbo riceve palla, palleggia, cerca di introdursi, fa buona guardia Tina Oyeswold, non permette al Babbo di concludere. Ghilardi ancora Durvalder. Durvalder cerca di andare a concludere e soprattutto ispirare Caroline Durvalder, che segnala come al momento di girarsi Giorgia Di Pietro l'abbia presa per il collo e dunque gli arbitri comminano altri due minuti di sospensione a Giorgia Di Pietro, che è la seconda volta che si accomoda in panchina per i due minuti di sospensione. Sono 11 le reti di svantaggio con cui la Mechanic System sta praticamente subendo questa corsa del Bressanone. 13-24, attenzione, forse il terzo minuto di sospensione nei confronti di Giorgia Di Pietro. Il tavolo si sta consultando, vediamo un attimo a che conclusione il gioco si è interrotto. Non sono neanche loro che danno due minuti. Questa dunque la situazione, come dici Carlotta, la situazione si fa piuttosto dura anche perché mancano 12 minuti al termine e sono appunto 11 reti da recuperare, dunque una mission quasi impossible. Sì, spero che non siano effettivamente tardi 2 minuti di Giorgia, perché sennò la situazione si farebbe ancora più difficile per noi. Si gioca, era la seconda sospensione, dunque prima c'era il cartellino giallo se non sbaglio, per cui può essere, non lo ricordo sinceramente, forse quello ha tratto in inganno gli arbitri. Costa fa tutto da sola al momento del tiro. La Ghilardi anche qui come la volta precedente. Ma è giusto, la spinta laterale va sanzionata perché è pericolosissima a livello di gioco, soprattutto se un giocatore sta saltando. Colloredo, Duran, Oyeswold, Pugliara. Pugliara toglie il tempo alla Babbo,
e si porta il tiro. 14 a 24 ridotte a 10 le lunghezze, si gioca il Bressanone con l'extra player. Christine Durval, Caroline Durwalter prende posizione, Prunster si accomoda in panchina, Thaler. Perde il pallone. Il Bressanone e finalmente la Mechanic System può dunque rifiatare. Pugliara. Su cui si appende Caroline Dulvarder e ancora una volta Beatrice Pugliara da quel lato riesce a perforare la Prunster. Forse la Prunster ha un po' un debole su quel lato destro. Penso che anche... anche Bea sia stata brava, le abbia preso le misure, comunque è una giocatrice di qualità e lo sta facendo vedere. I tiri sono tutti buoni nei punti dove effettivamente Monica in quel momento non c'è. Al momento del tiro, esatto, al momento del tiro, alla conclusione del Thaler, la Duran gli blocca il braccio, attenzione con Durwalder, scarico. Diciamo che in questo momento qua accentuano anche le cadute, se mi è permesso... Sì, è normale, penso che comunque... Per loro è anche importante far scorrere il tempo e cercare di guadagnare minuti, secondi preziosi. La Duran blocca completamente i movimenti di Caroline Durwalder, dunque sanzionati... questa mossa con i 7 metri, su cui si incarica l'altra formazione già da babbo. E trasforma. Sempre sono ormai 8 minuti al termine di questo match e sono 10 le reti che separano la Mechanic System, anzi sono 9 in questo preciso istante, con l'altro piede d'appoggio, la Duran deposita in rete, dunque ha completamente preso il tempo alla Prunster e ha depositato questo meno 9 della Mechanic System all'opera del Brixen. Thaler, Durwalder, Ghilardi resiste, la Duran fa proprio sparire la pallone tra le mani della Caroline e questa volta molto brava la Ghilardi, elevazione, tiro. Duran al momento del tiro viene spinta, però il pallone finisce sul suo piede, dunque brava la Tina a recuperare sulla babbo, ma ormai sono minuti da far scorrere con questo match che viene in qualche maniera gestito tranquillamente dal Bressanone, fa scorrere il timing, sono sempre 10 le reti di vantaggio, c'è anche un giro di giocatrici, c'è questo cattivo controllo di pallone con il Duran. Queste sono piccole perle e soprattutto perché ha uccellato la Prunster. Questo è un bel gol che si fa sentire in un momento però non difficile, cambia granché. Sicuramente. Io comunque rimango dell'idea che le partite si giocano 60 minuti e che purtroppo ho giocato tantissime partite che gli ultimi minuti si sono ribaltate.
E attenzione, qui scatta terzo minuto di sospensione. Il l'anca di Pietro sposta completamente la giocatrice del Bressanone, sanzionato con il terza sospensione, 2 minuti di sospensione. Dunque Giorgio Di Pietro si accomoda a bordo campo e dunque la Mechanic System dovrà giocare i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Vediamo, è già da Babbo che si prepara la trasformazione, sempre Babbo contro Barbara Meneghin, finora la Babbo ha sempre realizzato i penalty e questa volta la Barbara Meneghin ha voluto giocare una finezza, ma non è andata bene. Barbara, credo che sia della mia stessa idea, che le partite si giocano 60 minuti e che non importa il risultato, bisogna spingere, bisogna cercare di reagire anche fossero gli ultimi minuti di partita. Eleonora Costa cerca di pallone sempre in possesso, rimane in possesso dal Mechanic System con Loredo. Duran, inferiorità numerica con la Costa che palleggia, scarica sulla Tina Oyeswold. Duran con Loredo da posizione pivot al momento del tiro viene spinta e dunque attenzione, la Prumster chiede il cambio, fa entrare la sua omonima, la sua collega, la numero 21, la Pertaler. Dunque Duran Pertaler per cercare di portarsi al meno 8 e ci riesce. Duran porta la Mechanic System a 18 contro le 26 reti sinora realizzate dal Bressanone. Mancano 4 minuti e mezzo. Duran fa tutto da sola e questa girella ci sono anche spunti interessanti nonostante questo che sembra un risultato abbastanza scontato ormai in questi 4 minuti al termine. Duran, Costa, Oyeswold, manca il ritmo, Oyeswold prova ad andare lei al tiro, palla ribattuta sulla Colloredo. Pasticciano un poco anche le giocatrici del Bressanone, sono le seconde linee queste, ormai Nesling ha cercato di far rifiatare le proprie ragazze, ancora in campo la Dunwalder, Aptaler tra Colloredo e Pizzuto, Eleonora Costa cerca in qualche maniera di pescare Beatrice Pugliara, il tiro viene deviato, rimane possesso palla Mechanic System, Costa salta tutti, però alla fine nella caduta c'era riuscita in qualche maniera. Tina si interpone. Non so esattamente che cosa stia succedendo, non so cosa sia stato fischiato Eleonora, aveva fatto un bellissimo cambio di direzione. E poi cadendo è riuscita anche a infilare il pallone in rete. Evidentemente ha un gran fischiato o un'invasione oppure un passo in più. Ormai Nesling sta facendo girare tutte le giocatrici che si è portato ad Oderzo. Ghilardi in possesso palla, Dunwalder con
Oyeswald accompagna addirittura fuori dal campo la Ghilardi. Manca 1 minuto e 40 secondi. E si procura questo rigore la Sofia Ghilardi, si infila nella difesa. Gli arbitri optano per questi 7 metri a cui si incarica Sara Mauberger per la trasformazione. ...18 a 28, quando manca un minuto al termine. Costa allunga la mano la Babbo e riesce a sventare questa fase in avanti della Mechanic, dunque solo da gestire i secondi finali, ormai siamo alle battute conclusive. Il Bressanone si porta a casa questa importante vittoria, è stata un match al quale il Bressanone è arrivato dopo una serie di incontri, tra i quali un unico passo falso nei confronti del Pontigna, dove praticamente ha strappato un pareggio, mentre ha preparato molto bene il match nei confronti della Mechanic System. Abbiamo visto dunque queste ragazze molto ben concentrate. Ancora una volta Stephanie Dulwalder è riuscita a trovare il pivot con la Dirlac all'Antonio, che ha sparato alto, e con questa azione termina questo match che vede dunque soccombere la Mechanic System di 10 lunghezze, Mechanic System 18 e Brixen 28. Match di questa ottava giornata, cosa aggiungere? Una brutta prestazione, ma soprattutto dall'altra parte bisogna fare complimenti al Bressanone, perché Bressanone ha fatto una partita di altissima qualità e non c'è assolutamente niente da dire. Sono una squadra super competitiva, hanno dimostrato che comunque vogliono pesare in questo campionato, e lo sapevamo, e da parte nostra nulla, penso che la partita mentalmente non sia stata approcciata nel modo giusto. Abbiamo veramente perso troppi palloni, veramente troppi errori superficiali, troppe palle buttate, e loro ci hanno punito. Diciamo che sono partiti subito con una marcatura molto alta sulla Duran, e questo naturalmente ha tagliato forse fuori nella maggior parte dell'incontro, appunto, Arasai, da questa possibilità di mantenere il match ad alto livello. Ma sì, penso che questo ce lo aspettassimo, e c'era comunque da aspettarselo. Ara, penso che tutta Italia sappia che è un giocatore decisivo, un giocatore importantissimo, ovviamente tutti proveranno a metterla in difficoltà il più possibile, ma non è neanche tanto un problema di tiri sbagliati, di azioni sbagliate. Abbiamo veramente solo buttato via troppi palloni, e con una squadra del genere la differenza così alta si vede per forza, perché penso che abbiano buttato via veramente pochissimi palloni in tutta la partita. E diciamo che Barbara Beneghin ha limitato alquanto il passivo. Diciamo che forse i due portieri, da una parte la Plumster, sì, e Beneghin, hanno fatto una bellissima partita. Ha fatto sì. Una grande partita. Barbara ha fatto il suo, il problema è che non poteva fare di più, penso. Ha veramente parato benissimo, però non abbiamo reagito bene, ecco. Carlotta, nell'attesa di rivederti in campo, abbiamo approfittato della tua presenza per commentare le fasi salienti di questo match, clou della ottava giornata. Appunto, si giocava qui al Palamasotti, Mechanic System Oderzo Bressanone. Vittoria e 2 punti
sono andati in casa Alto Atesina e loro praticamente con il punto in più grazie a una partita in più giocata rispetto alla Mechanic System allungano di 3 lunghezze in classifica. Naturalmente sarà un continuo inseguimento qui il match che riserva la Serie A Beretta femminile tra questo confronto a distanza appunto tra Brixen e Mechanic System. Grazie a voi tutte dell'attenzione e buona serata. Buona serata a te Carlotta. Buona serata a tutti.